Buona domenica, ore 19.30, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6. Ovviamente oggi una edizione dell'Abruzzo del Pallone interamente dedicata al campionato di Serie D, ovviamente al Girone F. C'erano due derby, c'erano partite importanti che riguardavano le squadre di casa nostra. Poi vedremo com'è andata, il bilancio è positivo, possiamo dirlo senza mezzi termini. Per chi ci ha seguito questo pomeriggio sa anche i risultati, però poi lo faremo nel corso della puntata. Vi faremo vedere ovviamente le immagini e le interviste di questo turno di campionato. Apriremo con il derby di Pineto, è finita 1-1 tra Pineto e L'Aquila, altro pareggio nell'altro derby tra Nero Stellati e San Nicolò, partita incredibile con il San Nicolò avanti 0-3 e che poi si è fatto riprendere sul 3-3. Vince la Vastese 4-0 contro il Campobasso, vince il Francavilla contro la vice capolista Vispesaro 1-0 con gol di Molenda, vince anche l'Avezzano a San Marino. Dunque, come avete potuto capire, per fortuna non ci sono state sconfitte per le abruzzesi. Ne parleremo con i nostri ospiti. Saluto, non so se in redazione già mi sente, ma è appena tornato, io oggi ho detto con un filo di ironia, dall'estero, perché insomma è stato nella Repubblica di San Marino, mica pizze e fichi. Andrea non Costantini, ciao Andrea. Sì, buonasera, non mi sono arrampicato sul Titano, mi è bastato essere a Serravalle e quindi commenteremo insieme, tra le altre cose, anche la vittoria netta dell'Avezzano. Assolutamente, poi per un Paolo Renzetti che è il talismano della Vastese, tu stai diventando il talismano dell'Avezzano. A questo punto praticamente ci sarà una redazione completamente vuota, mi lascerete qui da solo prima o poi. Va bene. Devi trovare anche tu la squadra per cui essere talismano. Eh sì. Anche se oggi mi dicono che ti agitavi. Eh sì, vabbè, ed esultavi. Questione di Serie A. Ben ritrovato a Fabio Montani. Ben ritrovato a Fabio Montani, ciao mister. Buonasera. Oggi a Pineto per Pineto L'Aquila, poi ovviamente analizzeremo nel dettaglio la gara del Mariani Pavone. Lo faremo non solo con il mister, lo faremo anche con Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Buonasera a tutti. Ovviamente hai seguito la partita per noi oggi. Vediamo i risultati partendo dalla Serie A. La giornata di campionato, aspettando questa sera alle 20:45 Marassi per Sampdoria Lazio, questi risultati: pareggio tra Benevento e Milan 2-2, Bologna Cagliari 1-1, Fiorentina Sassuolo 3-0, Inter Chievo 5-0. Queste le partite di oggi. Poi ci sono state le partite dell'altro ieri: Napoli Juventus 0-1 e Roma Spal 3-1, la partita di ieri sera Torino Atalanta 1-1. Non vediamo la classifica, vediamo direttamente, andiamo in Lega Pro. In Serie C, perdoni, io mi confondo sempre, mi perdonerete, per far vedere che queste sono le gare che sono giocate ieri, perché il Girone B inizia a giocare di sabato e il Teramo farà la stessa cosa sabato prossimo contro il Fano. Teramo che non ha giocato oggi perché avrebbe dovuto farlo contro il Modena. Domani Padova-Fermana, gara in posticipo questa settimana, oltre al Teramo e al Modena che di fatto non è un riposo, ha riposato anche il Mestre. Vediamo la classifica di questo raggruppamento con il Padova che comanda in basso, Fano e Sant'Arcangelo a 10 punti, occhio perché il Teramo è praticamente penultimo, ecco, di fatto. Vediamo adesso la serie di Girone F. Questi i risultati: Jesina Castelfidardo 0-2, Matelica Recanatese 1-0, nel finale la risolve Gioè, mentre per il Castelfidardo Minella e Montagnoli, Monticelli Agnonese 0-0, Nero Stellati San Nicolò, come detto, da 0-3 per il San Nicolò a 3-3 per il Nero Stellati, Pineto L'Aquila 1-1, Di Rocco per il Pineto nel finale, grande punizione di Boldrini che peraltro oggi ha fatto anche una dedica speciale per il gol, poi lo sentiremo. San Marino Avezzano 0-3, continua la marcia inarrestabile dell'Avezzano. San Giustese Fabriano 2-1, Vastese Campobasso 4-0, tripletta per Stivaletta, Vispesaro Francavilla 0-1. Vediamo la classifica dopo 15 giornate
di campionato, comanda sempre il Matelica, 38 punti, vi spesero 34 però, perché si ferma la formazione di Riolfo e allora la Vastese sale a 33 punti e praticamente tallona la Vis. 29 punti per l'Avezzano, quarta forza del campionato, e adesso potrebbe andare via un gruppetto a 4, perché il Campobasso è lontano 5 punti rispetto all'Avezzano, 24 punti dunque per i molisani, 23 punti per Francavilla e San Giustese, 22 per l'Aquila, Pineto e Castelfidardo, 21 punti per il San Marino, 17 per la Jesina, 15 per Agnonese e San Nicolò, 10 punti per Recanatese e Fabriano Cerreto, 8 per il Monticelli, 4 punti per il Nero Stellati. Io direi, prima di iniziare l'analisi, di andarci subito a vedere il servizio della partita Pineto-L'Aquila 1-1, servizio firmato per noi da Roberta Di Sante. Vediamo. Quando sembrava che il derby del Mariani-Pavone avesse ormai preso la via di Pineto, Boldrini in pieno recupero si inventa la pennellata perfetta, strappando gli applausi della tribuna e negando ai biancazzurri la gioia dei tre punti. Pineto-L'Aquila si apre con qualche novità sulle due formazioni, ritorno al 4-3-3 per Amaolo, che sostituisce lo squalificato ex di giornata Pepe con Orlando, getta nella mischia il neo attaccante Simone Tomassini, arrivato in settimana dall'Aquila Monte Varchi, e rinuncia a schierare dal primo minuto Bisegna, che lascerà il club biancazzurro per tornare a vestire la maglia dell'Avezzano. Stessa sorte sulla sponda rosso-blu per Valenti, non convocato e dato anche lui in partenza. Battistini si affida al 3-4-3, inserendo in avanti Boldrini, Fabrizi e Padovani. Avvio bruciante del Pineto, che al terzo minuto chiama al doppio intervento Farroni, prima sulla conclusione dell'ex Zane e poi sul tentativo ravvicinato di Esposito. La partita è combattuta e agonisticamente ben giocata dalle due compagini, che si danno battaglia a centrocampo ma non riescono a pungere negli ultimi 16 metri. Al 31esimo Mister Battistini ha un eccesso nel protestare e viene allontanato dalla panchina rossoblu. Le redini della squadra vengono prese dal vice Greco. Passano 5 minuti e gli ospiti si fanno pericolosi con un insidioso traversone dalla sinistra per Padovani, sul quale è provvidenziale l'intervento in anticipo di Pomante. Botta e risposta al 41esimo, il solito Pezzotti dalla sinistra serve questa volta a Cercelluti, che se ne va per vie centrali e fa partire la conclusione, ma trova ancora una volta la pronta risposta in tuffo di Farroni. Sul capovolgimento di fronte è invece Pupeschi a sfiorare il vantaggio per i rossoblù. La prima frazione si conclude con il colpo di testa pericoloso di Tomassini, che finisce alto. Una partita tatticamente bloccata come questa può essere sbloccata solo da un calcio piazzato, che si concretizza al 23esimo della ripresa, quando sul corner battuto da Pezzotti la sfera, dopo la girata rimpallata di Orlando, arriva sui piedi del neo entrato di Rocco, velocissimo a ribadire in rete. E ancora di Rocco al 25esimo, potrebbe raddoppiare per il Pineto in contropiede, ma Farroni intuisce l'angolo e dice ancora una volta no. Il Pineto ci prova anche al 36esimo, ma Esposito, all'altezza del palo lontano, non ci arriva di un soffio. Al 41esimo, dopo uno scontro di gioco, Mariani resta a terra per circa un minuto, per poi uscire in barella dal terreno di gioco. Al suo posto entra Capocasa. Ormai la partita sembra chiusa e il Pineto pregusta già il ritorno alla vittoria, ma al 45esimo Pomante commette fallo al limite dell'area su Ibojo. Boldrini si incarica della battuta del calcio piazzato e con una punizione da cineteca strozza l'urlo di gioia in gola ai tifosi pinetesi. Ne viene fuori l'ennesimo pari per i biancazzurri, che domenica dovranno vedersela contro un Avezzano praticamente inarrestabile. Un pari quasi insperato, che ha invece il sapore del la vittoria per i rossoblù aquilani. Oh, rientriamo, poi sentiremo anche le interviste, peraltro sentiremo Amaolo, Boldrini, ma anche le parole di Battistini, che avete sentito questo pomeriggio nel corso di Diretta Stadio. Abbiamo estrapolato l'audio, poi ve lo faremo riascoltare perché dice delle cose interessanti. Però prima, nell'analisi della gara, volevo chiedere a Fabio Montani se innanzitutto che partita hai visto, ti sei divertito oppure no? No, non mi sono divertito, non è stata una bella partita sotto il profilo squisitamente calcistico, nel senso tecnicamente non è stata una bella partita. All'inizio l'Aquila era ben messa in campo e aveva anche un'impostazione, un impianto di gioco che sembrava mettere delle basi
con sviluppi dal basso, veramente sembrava molto organizzata. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, non so, forse anche l'espulsione del tecnico, non capisco, si è disunita, si è sfilacciata e ha continuato la partita, per tutta la partita, sempre sullo stesso filone, con giocate individuali anche un pochettino improvvisate. Pineto è sempre la solita squadra, è una squadra che ti fa giocare male, secondo me, è difficile da affrontare, non fa, secondo me, un calcio anche loro estetico, diciamo, bello da vedere, però è difficile incontrarla. Ha giocatori importanti, ha giocatori che sanno giocare, sono strutturati. Alla fine io penso che abbia pagato Dazio alla fine per un atteggiamento che, secondo me, questo è un mio punto di vista molto personale, assolutamente ci mancherebbe, è un atteggiamento un po' troppo remissivo, perché si è abbassata tantissimo e nonostante fosse il Pineto e l'Aquila attaccava in maniera un po' sconfusionata, poi quando una squadra ha dei giocatori importanti come c'è l'Aquila ti capita la punizione e perdi la partita in quel modo, ti dispiace, però giocare con quell'atteggiamento, ha avuto sì la palla del KO due volte, una volta con Di Rocco, una volta mi sembra con un'altra, ma tutta azione estemporanea. Io già avevo notato questa cosa contro il Francavilla, quando era andato per due volte in vantaggio, che si era abbassata tantissimo. Il Francavilla ha avuto anche l'opportunità, la palla è camminata davanti alla linea della porta per diverse volte, poteva accorciare la partita, le distanze, e poi magari sul 2-1 la partita si poteva complicare, invece la salvata ed è finita così. Però questo atteggiamento nella gestione della palla nell'ultima mezz'ora, secondo me, un po' troppo remissivo. Prima di andare di sviluppare la questione in casa, questa questione che hai detto in casa Pineto anche con l'ausilio di Roberta, oggi Battistini, poi lo sentiremo, ha detto probabilmente per la prima volta abbiamo sentito realmente le difficoltà fuori dal campo. È stata una settimana terribile, anche Boldrini, che ascolteremo tra poco, dirà: noi vogliamo delle garanzie, vogliamo solamente la tranquillità di poter continuare il nostro lavoro in maniera serena. L'hai notata anche tu questa difficoltà? Io adesso non sapevo di questa intervista del mister e quindi secondo me ci sta tutta, perché proprio come dicevo prima, io ho visto una squadra che all'inizio aveva un'impostazione che da fuori si vedeva lampante, di grande organizzazione, con gli sviluppi dal basso, tutti messi in una certa maniera. Dopo un po' la squadra si è persa, si è disunita, e siccome già nelle altre trasmissioni io mi ero espresso in questo senso, cioè che se poi fuori hai continuamente da agosto sempre le stesse situazioni, un pochettino di grande difficoltà, alla fine le paghi in mezzo al campo, perché se i giocatori non sono sereni, se lo staff tecnico non è sereno, è chiaro che non puoi. Nonostante tutto, devo ribadire, non vorrei essere ripetitivo come le altre trasmissioni, nonostante, ripeto, tecnicamente non mi è piaciuta la squadra perché si è disunita, però tutti i ragazzi hanno corso fino alla fine e hanno acciuffato questo pari grazie a un gesto tecnico di un giocatore importante. Scendiamo negli spogliatoi, però prima di scendere negli spogliatoi, poi Roberta vengo da te, ci ascoltiamo l'intervista che ha realizzato questo pomeriggio nel corso di Diretta Stadio proprio a Pier Francesco Battistini, allenatore dell'Aquila. Sì. Ascoltiamo che cosa ha detto, perché parla di cose molto interessanti l'allenatore rossoblu. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo. Vai sotto, è una circostanza tocca, dovrei dire, molto lontano, però sicuramente perdere questa partita sarebbe stato ridicolo. Penso che abbiamo tenuto il campo, soprattutto nel primo tempo, in maniera eccellente, abbiamo avuto tante occasioni per il risultato, abbiamo soprattutto tenuto il pallino di gioco. Molto una squadra che sapevamo avere qualità eccellenti da tre quarti in su, è una buona organizzazione di gioco. Ovviamente poi il vantaggio gli ha facilitato per mostrare quelle facoltà offensive che hanno, però è bello di questa squadra, ora la sto godendo un attimino ancora fra lacrime e dolori che ci sono ancora da sistemare, è quello che non molla mai di fronte alla settimana terribile, settimana in cui ci si è dovuti confrontare su tante cose. I ragazzi hanno cercato fino all'ultimo secondo il pareggio e l'hanno acciuffato molto più che meritatamente. Ecco, ancora una volta mister Battisti, siete riusciti a tenere fuori dal campo quelle che sono le scelte societarie, come su queste fronte?
Oggi per me non tanto, oggi per me forse la partita è stata una delle meno positive rispetto a quello che abbiamo messo in mostra fino adesso. E sinceramente me lo aspettavo, sinceramente ho detto anche ieri in conferenza stampa che avrebbe sofferto una settimana in cui si è passato almeno quattro volte il tempo a parlare che sul campo. Invece, quando si fa calcio bisognerebbe pensare soltanto al campo. E detto questo, però, per me questa è stata ancora ulteriore di forza, perché il cuore di questi ragazzi che vogliono mantenere questo lavoro come lo voglio mantenere io è evidente. Ecco, anche nel lessico, se vogliamo, Roberta, noi parliamo di calcio e quindi spesso ci divertiamo, però non dovremmo mai dimenticarci, perché anche nella scelta dei termini piace molto a me Pierfrancesco Battistini, perché ha detto noi vogliamo continuare a lavorare, a tenere il posto, perché poi in realtà è un posto di lavoro a tutti gli effetti, per tutti quanti, per tutti quelli che ci lavorano. Tu che impressione hai avuto parlandoci? No, l'impressione, io penso che loro sia, insomma, a livello di staff tecnico, e penso che da questo punto di vista Battistini sia stato molto molto bravo finora, lui, il suo staff, a cercare appunto di tenere al di fuori di quelle che sono state le prestazioni tutto sommato finora abbastanza buone dell'Aquila, quelle che sono le vicende extra societarie. Lui l'ho visto effettivamente un po' provato nel momento in cui gli ho posto questa domanda, quindi come se tra virgolette, no? Questo sforzo comunque si sentisse sempre di più nel corso delle settimane. Abbiamo rivisto la punizione bellissima di Boldrini e sì, prendo spunto perché è arrivato anche un messaggio oggi: arbitraggio scandaloso contro il Pineto, una punizione magari inventata, ok. Diciamo che sulla punizione sì, io non ho molti dubbi sul fatto che sia punizione, però poi il Pineto ha protestato non tanto sulla concessione del calcio di punizione. Quanto, Roberta, spiegaci che cosa è successo. Sì, ci sarei arrivata nel frattempo. Sì. Quindi, praticamente andando avanti, sì, il Pineto ha alcuni, insomma, esponenti del Pineto hanno protestato più che altro non tanto per il fallo da punizione, quanto per la tempistica, perché sarebbe questa punizione è stata fischiata, è stata battuta al 46esimo e il direttore di gara ha fatto recuperare un po' di più rispetto al 46esimo del secondo tempo, cioè al primo minuto di recupero. Scusami, perdonami. Al 51esimo, al sesto, ha dato 6 minuti di recupero invece di 5, praticamente se ne sono giocati. Allora, scusami, facciamo un attimo chiarezza. Perdonami. La segnalazione del recupero era di... Ho dato un po' i numeri. Esatto, facciamo ordine. Segnalazione del recupero 5. 5. Quindi al 50esimo deve fischiare la fine. Esatto. La punizione arriva al 51esimo, quindi esatto, il Pineto dice il tempo di recupero è scaduto da un minuto. Esatto. Ok, questa è la perfetto protesta. Io a Fabio Montali volevo chiedere se si era accorto di tutto. No, sinceramente non ho visto il cartello. Però in questi casi che cosa è giusto fare? Giusto farlo abbattere, un calcio di punizione. Per quello che mi riguarda, andare adesso a piangere per questa motivazione, secondo me è un po' riduttivo. Devi guardare la partita in tutta la sua interezza. Adesso chi è in tribuna ovviamente dice, fa quello che vuole, ma gli addetti ai lavori sanno che dopo la fine serve a niente stare a recriminare su quello che è, hai fatto punizioni, potevi non farla. E io dico che Pomante fino a quel momento là dietro aveva messo le pezze a destra e a sinistra più di una volta. Da saltare, sì, è successo. Se vai a valutare in ogni partita gli episodi, alla fine non esci mai fuori. Allora io credo che gli addetti ai lavori debbano guardare la partita in maniera asettica e
fare una valutazione su quella che è stata in tutti, adesso minuto più, minuto meno, ripeto. Aggiungo però, che sì, a Mauro su questa cosa ovviamente non ha detto nulla, non ha, sì, anzi ha detto facciamo, poi la sentiremo l'intervista, ha detto facciamo mea culpa perché anche oggi non siamo riusciti, il rammarico più grande è quello di non essere riusciti a chiudere prima questa partita, anche oggi abbiamo fallito diverse occasioni, sì, e questa è una cosa sulla quale dobbiamo continuare a lavorare perché comunque è una costante anche degli altri pareggi e poi lo ascolteremo. Detto questo, sulla prova di Pomante confermo quello che dice Montani, perché fino al momento del fallo su Ibojo da punizione, che magari poteva essere evitato, magari è stato anche un po' ingenuo in quell'occasione, però è vero che aveva fatto a livello difensivo una grande prova anche oggi, diversi anticipi importanti. Ti faccio due domande al volo, Roberta. Allora, com'è stato l'esordio di Tomassini, arrivato in settimana per rinforzare la prima linea del Pineto? Com'è andata? È andata abbastanza bene, si è comunque inserito, non ha avuto moltissime occasioni, secondo me deve comunque un attimino amalgamarsi ancora un po' meglio. Invece a Montani chiedo, perde più l'Aquila con Valenti che va via perché oggi non era stato neanche convocato, ha chiesto di andare via, o il Pineto con Bisegna che torna da Vezzano? Chi perde di più? Sono due giocatori importanti sicuramente. Bella domanda. Per tutte e due le squadre. A me Valenti piace moltissimo, forse perché rispecchia anche la tipologia di gioco che piace a me e il sistema di gioco che adopero io quando lavoro, diciamo, sì. Quindi un giocatore importante, mi sembra che sia andata anche una squadra che sia prima in classifica in D, e quindi la dice tutta, ma allo stesso Bisegno è un giocatore importantissimo, anche lui forte, anche duttile, quindi sono due giocatori importanti. Scendiamo negli spogliatoi, ci andiamo ad ascoltare l'intervista sempre di Roberta. Sì, sì, volevi aggiungere qualcosa? No, vai, ah, okay, vai, poi aggiungo dopo. Ah, ok, ok, volevi interrompere le tue stesse interviste, una cosa eccezionale. No. Ci andiamo ad ascoltare l'intervista che ha realizzato Daniele Amaulo e poi all'autore del gol dell'Aquila, a Boldrini, che fa una dedica particolare alla sua ragazza, vediamo. Mister Amaulo, matura anche oggi ancora una volta un pareggio contro l'Aquila proprio nel finale, pensava di portare a casa finalmente questi tre punti, invece poi alla fine è arrivata questa punizione. Sì, purtroppo anche oggi siamo stati penalizzati secondo me dal risultato finale, la squadra ha fatto un'ottima prestazione e meritava la vittoria, e se devo trovare un po' fare delle considerazioni, non siamo stati cinici negli ultimi 16 metri, ma questo un po' ha conciso anche con gli altri pareggi. La squadra sicuramente ha fatto un'ottima prestazione con buone trame di gioco e meritava nettamente la vittoria. Purtroppo al 95esimo non dovevamo subire una punizione pericolosa con un giocatore abile come De Boldrini. È successo, però senza colpevolizzare nessuno, perché ci dobbiamo prendere un po' con noi stessi, perché dovevamo chiudere la partita prima. Mister, infatti le occasioni ce ne sono state tante, ancora una volta c'è questa maledetta costante delle occasioni sprecate che si ripresenta. Sì, però poi se andiamo un po' a analizzare la qualità del gioco, sicuramente è una qualità di gioco buona, e ottime trame di sviluppo d'azione dove ci avviciniamo con frequenza nell'area avversaria. È un momento così, speriamo di invertire la tendenza fin da domenica prossima. Oggi hai cambiato modulo, sei tornato al 4-3-3 di inizio campionato, come le indicazioni che hai avuto? Visto un po' la prestazione, sicuramente è stata un'ottima prestazione, è un modulo su cui avevamo lavorato in settimana e ha avuto dei riscontri positivi. Bene, abbiamo qualche alternativa in più e adesso bisogna continuare a lavorare e migliorare quelle situazioni un po' che abbiamo detto un attimo fa, essere un po' più determinati e cattivi sotto porta, perché c'era la possibilità per chiudere la partita in diverse circostanze, non l'abbiamo fatto, forse pensavamo ugualmente di portare a casa la vittoria, peccato che diciamo, il pareggio al 95esimo, forse era al 96esimo, brucia, però dobbiamo prenderne atto e, come dico sempre, non guardarci indietro ma andare avanti e dare risposte anche sui momenti, situazioni negative come queste. Boldrini al 96esimo con una punizione da annali del calcio, sei riuscito a portare il pareggio a casa là dell'Aquila.
Sì, dicevo prima, questi sono i gol che tutti sognano all'ultimo minuto, così una punizione che uno ci prova e oggi è andata bene. La felicità è immensa, sia da parte mia che di tutti i ragazzi, si è visto da risultanza. Siete riusciti a portare insomma, a casa questo pareggio, nonostante comunque sia stata una settimana difficile, siete stati bravi anche a tenere fuori le vicende extracalcistiche dal terreno di gioco. Sì, guarda, settimana difficile, ma ormai siamo logori, perché diciamo che questa settimana difficile, ma come sono stati questi mesi, sempre difficili. Ormai sinceramente siamo arrivati al limite e abbiamo chiesto più chiarezza da parte della proprietà e speriamo che in settimana riusciamo a capire meglio qual è la situazione. Che cosa chiedono i giocatori e quali sono insomma le garanzie che voi avete chiesto e qual è il termine ultimo? No, beh, noi le garanzie che abbiamo chiesto le garanzie che ci diano la serenità di avere uno stipendio regolare e il termine ultimo speriamo che sia questa settimana, che non andiamo oltre. Posso un'altra cosa? Certo. Volevo dedicare questo gol alla mia compagna che oggi è il suo compleanno, non so se poi verrà scritto o detto. Ma assolutamente, poi. Se vuoi puoi fare gli auguri. Auguri Elisa. Auguri anche da parte nostra alla ragazza di Boldrini, assolutamente ci associamo. Abbiamo visto insomma che questa settimana sarà la deadline. Era quello che ti stavo dicendo, sia Boldrini che Battistini, entrambi sono stati dei signori nel rispondere in maniera assolutamente educata, professionale, però mi sono sembrati entrambi piuttosto, lo dice anche Boldrini nell'intervista, un po' logori, cioè nel senso come se quasi non ce la facessero più a sopportare comunque questa situazione latente che si continua a rimandare di settimana in settimana, quindi comunque di volta in volta, nonostante finora siano comunque stati bravissimi a mio avviso a cercare di tenere le due cose separate, però credo che la cosa stia diventando comunque sempre più pesante anche per loro, perlomeno questa è la una sensazione che io ho avuto, nonostante loro siano stati assolutamente corretti, poi spesso e volentieri non si parla anche per un pareggio, non ci si presenta, invece insomma diamo merito sia a Battistini, a Boldrini e a tutti quelli che sono venuti nel corso delle settimane, perché insomma certo, non, e poi non è neanche facile. Dobbiamo cambiare, perdonami, ti fermo, altrimenti stasera dobbiamo correre, perché tra poco parleremo anche di una questione che è assurda agli onori delle cronache in questa settimana, lo faremo tra un po'. Però prima Andrea Costantini, che è rientrato da San Marino, ci ha portato il servizio della squadra più in forma del momento. Prima Andrea ci chiedevano chi alla fine vincerà il duello tra te e Paolo Renzetti, non lo sappiamo. Adesso, adesso Paolo Renzetti con la sua vastese è terza. Noi siamo contenti di poter raccontare... noi siamo contenti di raccontare l'Abruzzo che vince, raccontare quando le nostre squadre vincono è sempre meglio che raccontare quando perdono, quindi siamo contenti, poi sai, facciamo tanti chilometri, quindi riportare anche il sorriso e il risultato, oltre che con la nostra professionalità raccontare le partite, è sempre meglio. Assolutamente, questo è tipo un coro, macinamo chilometri. Esatto, ci vediamo però, San Marino Mezzano, aspettami Roberta, San Marino Mezzano. Il titano. Esatto, 0-3, servizio di Andrea Costantini. Non si ferma la corsa dell'Avezzano, che passa come un rullo compressore anche allo Stadio Olimpico di Serravalle e segna altri tre gol in trasferta, stavolta sul campo della sesta forza del torneo, il San Marino. Netta la superiorità espressa dall'11 del patron Gianni Paris, una superiorità tradotta in maniera concreta con le reti segnate a cavallo dei due tempi. Gran collettivo esaltato dalle qualità dei singoli, con citazioni in questo caso per un super Michael Deramo. Giampaolo recupera Persia dalla squalifica ed è l'unica novità.
rispetto all'11 vittorioso di Recanati. In panchina torna ad accomodarsi D'Ambrosio e con lui Branicchi ed il neoacquisto Di Curzio. Nel San Marino il tecnico Orecchia cambia un solo elemento rispetto all'11 uscito indenne dall'Aquila, c'è l'ex Chieti 5 al posto di Enrico. 4-3-1-2 con il veterano Pestrini in cabina di regia. L'Avezzano parte con buona personalità, anche se esagerando con le conclusioni dalla distanza, peraltro con mira molto rivedibile, come dimostrano i tentativi di Deramo al decimo e di Bianciardi al 17. A centrare finalmente lo specchio della porta è Cerone al 23, il fantasista tenta un lob raffinato, Fall ci arriva e blocca. Il San Marino raramente si fa vedere dalle parti di Lombardi, al 26 è altissima la punizione di Nappello. Dopo la mezz'ora però l'incisività della compagine marsicana sale di livello e al 31 Cerone serve Deramo che scocca un tiro a giro imprendibile per Fall, ma che si stampa sulla traversa. Al 40 il remake ma con esito diverso, portentoso cost to cost di Sbardella che serve Deramo, il quale stavolta mira e trova l'angolo lontano. Nulla da fare per Fall, quinto gol per il talento avezzanese, per lui un'annata sempre più da protagonista. Dopo un minuto l'Avezzano avrebbe la palla del raddoppio, la recapita Pellecchia per Dos Santos che spreca da favorevole posizione, ma l'Avezzano va con il vento in poppa e bastano 10 minuti di ripresa per archiviare la pratica. Al 7 Moretti si incarta con il pallone, Pellecchia in agguato glielo soffia e davanti a Fall non può sbagliare. 0-2 con il quarto centro dell'ex giuliese. San Marino in bambola e l'Avezzano coglie l'attimo. Deramo offre un pallone invitante per la corrente Dos Santos che stavolta non fallisce e la piazza nell'angolo, regalandosi così la doppia cifra, 10° gol in campionato per il brasiliano, travolto dall'abbraccio vigoroso di tutti i compagni. L'Avezzano rifiata, il San Marino si fa vedere due volte dalle parti di Lombardi. 17° Di Maio alza di poco sugli sviluppi di un corner. 20° apprezzabile tentativo acrobatico di Conti ma poco fortunato. 19° Giampaolo dà spazio al rinforzo del mercato. Di Curzio rileva Dos Santos, applauditissimo dal drappello di tifosi marsicani accorsi all'ombra del titano, e che per poco al 21° non esultano ancora sulla combinazione Deramo-Lombardo-Cerone. Come ha Recanati, gli ultimi 20 minuti di gara più recupero sono solo accademia, condita dalla girandola di cambi. 11 risultati utili consecutivi per la squadra di Giampaolo, in forma esaltante, e a questo punto nessun traguardo è precluso. L'Avezzano è stata, secondo me, a questo punto del campionato la migliore squadra che abbiamo incontrato a livello sia individuale che collettivo, perché ha dimostrato di avere giocatori e anche essere, noi lo sapevamo, micidiali nei contropiedi, perché tutti i tre gol che abbiamo preso tre ripartenze e abbiamo subito. Loro hanno fatto, direi, dei tiri da lontano il primo tempo e hanno preso una traversa su una fotocopia poi del primo gol e hanno capitalizzato al massimo le occasioni che hanno creato, quindi sapevamo questo. Abbiamo, diciamo, il primo tempo secondo me ha fatto una buona gara, poi loro sono stati più bravi di noi a metterla dentro e a portare a casa un risultato meritato, perché come ho detto prima l'Avezzano è un'ottima squadra, l'ha dimostrato oggi. Mister, prestazione quasi in fotocopia rispetto a Recanati, dominio e tre gol all'attivo. Sì, un'ennesima prova di grande forza, grande carattere, grande personalità. Sicuramente non era facile qui a San Marino, perché è una squadra forte e soprattutto esperta. Noi abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati in vantaggio, l'abbiamo gestita benissimo, potevamo secondo me anche fare un pochino di più in fase realizzativa, però la squadra, come sta succedendo spesso, approccia benissimo e le partite le portiamo fino alla fine con grande tranquillità. Sembrava quasi all'inizio ci fosse un po' troppa fretta, troppi tiri dalla distanza, peraltro con mira sballata, poi siete saliti di livello. Sì, è vero, lì dovevamo essere un pochino più pratici e concreti, perché c'erano soluzioni migliori per gestire la partita, per andare in profondità. Però la squadra, devo dire che anche oggi ha fatto una grande prestazione, siamo tutti contenti, perché non è facile a tenere alta sempre la concentrazione. Questo è l'11° risultato consecutivo, sta a dimostrazione che il gruppo è un gruppo solido, compatto, ci crede, siamo contenti perché stiamo facendo qualcosa di straordinario. Presidente Paris, reduce da un'altra doccia, ormai si sta abituando a condividere questi momenti con il suo gruppo. Spero a fine campionato di diventare un nuotatore, a forza di essere a contatto tutte le domeniche con l'acqua. Scherzi a parte,
è bello vedere una squadra che domina come fa l'Avezzano Calcio da 2 mesi e mezzo a questa parte, quindi squadra ormai consapevole. Io gliel'avevo detto all'inizio del campionato che dovevamo fare almeno i playoff. E oggi guardavo i risultati solo della prima e della seconda, quindi oggi e da un po' guardo il Matelica e il Pesaro e quindi speriamo poi di riagguantare anche la Vastese. A livello di mercato, la scorsa settimana ci ha annunciato Di Curzio, questa volta? Beh, questa volta noi abbiamo avuto un interessamento per Bisegna, che è stato insomma anche una figura importante per l'Avezzano Calcio. Fu lui il fautore della promozione, 17 partite, 18 gol in eccellenza, speriamo, e la punizione di Vasto che tutti i tifosi ricorderanno, e io con tutti i pianti che ancora ogni tanto mi tornano nella mente. Mi auguro anche che torni e che rimanga soprattutto l'equilibrio, perché nel calcio ci vuole equilibrio. Abbiamo scelto tanti giocatori che hanno una caratteristica, quella di lavorare nell'ombra, vedi Bianciardi che è mastodontico, oppure Deramo che fa un lavoro sempre sporco ma che poi ci mette lo zampino e fa vedere la sua classe. E quindi quello che mi aspetto è che, nonostante l'inserimento di ulteriori pesi da 90, questa squadra continui a guardare in maniera orizzontale l'idea dello spogliatoio e mai in una maniera verticale, e che quindi questo ci consenta di continuare a sognare, perché poi adesso abbiamo altre partite delicate, Pineto fra 7 giorni e poi il Matelica, quello sarà un scontro al vertice e vedremo insomma chi avrà la meglio. Sicuramente 90 minuti che mi diranno se potrò sperare di, insieme al gruppo, insieme allo staff tecnico, insieme alla città, di lottare per il vertice oppure guardare insomma l'idea dei playoff e quindi a maggio del ripescaggio. Mi auguro sinceramente, e a quest'ultima idea non ci penso, perché una squadra che gioca così difficilmente ti fa pensare ad un'idea secondaria, quindi voglio sperare che la squadra sia in grado di fare ancora di più la differenza, dare continuità a questi risultati. 11 risultati utili sono tanta roba, siamo seconda miglior difesa del campionato, oggi come attacco abbiamo messo nel paniere altri 3 gol, quindi forza Avezzano, perché insomma siamo sempre più convinti della forza del gruppo. 11 risultati utili consecutivi. Sono gli stessi del Pineto. Sì, però molto differenti, però posso permettermi. Stavo pensando a questa cosa. Chiedo a Fabio Montani, ma diventa a questo punto una squadra pericolosissima, anche perché, ecco, oggi la Vispesaro si è fermata, cioè se qualcuno si ferma e la Vezzano continua a correre così, questa squadra arriva, Guarda, io penso che in questo momento la cosa più importante sia non pensare al 3 di dicembre più in là di quello che dovrebbe essere il pensiero di adesso. Io penso che dopo il mercato che già si è aperto, e vedere cosa succede e far passare la sosta natalizia, e dopodiché pensare eventualmente ad altre cose. In questo momento io credo che l'Avezzano sia veramente una macchina da guerra, è un orologio svizzero, gioca un gran calcio. E soprattutto al di là dei tanti gol che fa, delle azioni che produce, vorrei sottolineare anche la forza del reparto difensivo, perché è una squadra che subisce pochissimo. Io dall'immagine che ho visto oggi non ha preso un tiro in porta, quindi questa è un'altra qualità che secondo me è superiore al fatto di fare tanti gol. Certo. Faccio un esempio, magari scomodo un paragone illustre: gli ultimi 6 scudetti in Serie A le ha vinte la squadra che ha preso meno gol. Certo. Quindi in questo momento l'Avezzano ha tutto per fare grandi cose. In questo momento io penso che la cosa, ma credo che sono sicuro che l'allenatore dell'Avezzano sappia, è mantenere un equilibrio che è fondamentale. Andrea, vengo da te, che insomma oggi tu eri a San Marino,
l'impressione che hai avuto di questa squadra che sta davvero a un ritmo impressionante. Questo è il gol che abbiamo visto, che ci hai raccontato di Deramo, ma ce l'avete scritta con la discesa di Menna. Sì. Prima Montari parlava del reparto difensivo, sì, che non è solo in difesa, anche non guarda, è importante solo in difesa, anche quando è in proiezione offensiva. Purtroppo un cost-to-cost raccoglie molto tempo per un servizio televisivo, però avete visto la parte finale, lì Menna quando scarica il pallone, siamo sulla tre quarti di campo del San Marino, ma lui è partito dalla sua area di rigore, ha conquistato palla, io poi non so se riuscirò a recuperare l'azione, magari entro la fine cercherò di mostrare questa cosa, però ha recuperato palla dalla sua area di rigore, si è fatto tutta la fascia centrale del campo, ha superato come Birilli i giocatori del San Marino, poi ha scaricato per Deramo che ha fatto il resto e ha fatto un gran gol. Però effettivamente quello che dice Fabio è vero, si tende sempre ad elogiare la forza di offensiva di una squadra, ma molte volte i risultati finali si ottengono con la forza difensiva. E questa squadra, io ho fatto queste due trasferte a Recanati e a San Marino, ora avranno anche problemi Recanatese e San Marino, però sostanzialmente Lombardi ha trascorso due pomeriggi da spettatore non pagante, limitandosi all'ordinaria amministrazione. In avanti poi la squadra produce calcio in grande quantità, ho trovato e l'ho chiesto anche al presidente Paris nel collegamento telefonico, questa alchimia che si è creata tra i tifosi che vanno in trasferta anche facendo tanti chilometri, la società, la squadra, no? Il presidente che va negli spogliatoi dopo la partita a farsi la doccia, ora forse possono sembrare, ma magari sono degli eccessi, però sono dei segnali di come si sia creata una chimica in tutto l'ambiente che si traduce poi nel risultato sportivo, che in questo momento è il risultato sportivo d'eccellenza. Ricordiamoci che l'Avezzano ha questa classifica ma ha gettato al vento due partite casalinghe con le squadre materasso del campionato che sono Nerostellati e Monticelli. Togliete quei due pareggi, mettete due vittorie, l'Avezzano avrebbe gli stessi punti della Vastese e potrebbe giocare a Matelica se dovesse battere il Pineto domenica prossima per accorciare le distanze e portarsi a meno 2. È chiaro che sto correndo troppo con il ragionamento, però visto che quasi tutte hanno preso punti e hanno vinto contro Monticelli e Nerostellati, una squadra come questa che però ha due pareggi nel girone d'andata, casalinghi contro Monticelli e Nerostellati, c'è di che mordersi le mani per quell'inizio un po' balordo. Assolutamente, se non ci fosse stato Chiodi avremmo subito il terzo fallimento. Per rispondere al messaggio precedente, è un tifoso dell'Aquila che risponde a un messaggio precedente. Roberta, siamo in chiusura, ti sto per salutare, però settimana prossima c'è Avezzano Pineto e Bisegna che praticamente sta facendo percorso da una parte all'altra, non ci sarà? No, non ci sarà perché poi lo stavamo vedendo un attimo con il mister a fine gara, è stato ammonito, era diffidato e quindi salterà il derby di domenica prossima. Ammonizione Galeotta? Galeotta, sì. Anche a me è venuto un po' il sospetto. Comunque, va bene, vedremo. Grazie Roberta. Grazie a tutti voi. Torni di là, redazione di fatto, a scrivere. Grazie per il servizio e anche per l'analisi di Pineto. L'Aquila, ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale. Tra poco, non solo vi spesero Francavilla, qui in studio anche il numero uno giallorosso, Gilberto Candeloro. Tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del Pallone. Come promesso prima della pubblicità, diamo la buona serata e il benvenuto nei nostri studi al presidente del Francavilla, Gilberto Candeloro. Buonasera presidente, benvenuto. Buonasera a voi. Grazie al Francavilla, grazie insomma all'ufficio stampa Valerio De Carlos che è stato celere e come al solito operativissimo a fare in modo di metterci in contatto con il presidente per farlo vedere nei nostri studi, perché in settimana saprete che già a partire da domenica scorsa c'era stata la polemica sullo stadio tra il presidente Candeloro e l'amministrazione comunale, che noi abbiamo contattato nella persona del sindaco Antonio Luciani, che ci aveva assicurato la presenza in questi studi questa sera, poi questo pomeriggio per un impegno personale ha dovuto declinare l'invito. Presidente, prima di
parlare delle questioni che riguardano lo stadio, vogliamo farle strapparle un sorriso. Le facciamo vedere, vi spesero Francavilla 0-1, Stefano Recanati. Con un gran gol di Molenda al 57esimo, il Francavilla batte la Vispesaro per 1-0. Francavilla si presenta al Benelli di Pesaro con gli indisponibili Fofana, Amenta, Cichella, Fiore, Salvatore, Sanseverino e Silvestri, ma recupera Mancini, Di Pentima e Mele, con quest'ultimo subito in cabina di regia. Prima azione di marca locale al 10° minuto, cross di Bellini, colpo di testa di Buonocunto che non inquadra lo specchio della porta. Al minuto 24, bella azione centrale della Vis, ma al momento della conclusione Cruz cincischia troppo e la conclusione viene ribattuta dal difensore del Francavilla. 28esimo minuto, Banegas ci prova dalla distanza, servito bene da Youssef, ma il suo tiro si perde al di sopra della trasversale difesa da Marfella. Partita che stenta a decollare ed il Villa che interpreta bene la gara contro la vice capolista Pesaro. Al minuto 34 Galli si defila sulla sinistra ma il suo cross è telefonato e finisce tra le mani di Marfella. Villa che prende fiducia e al 39esimo Galli ci prova ma Rossoni salva a portiere battuto. Secondo tempo che si apre con gli stessi 22 in campo e Palumbo al 57esimo con una conclusione di sinistro stava per gelare lo stadio Benelli, ma dal calcio d'angolo seguente è Molenda a portare in vantaggio il Villa. Difesa che respinge ed il numero 14 non ci pensa due volte, stop di petto e al volo fa partire un tiro di sinistra che si insacca alle spalle dell'incolpevole Marfella per l'euro gol di giornata. Da qui in poi il Villa gestisce la gara con la Vis che fa fatica a trovare sbocchi in avanti. Doppio cambio al 67esimo, fuori due attaccanti Banegas e Galli e dentro Zerbo e Velardi con Palumbo che va ad agire sul fronte d'attacco. Minuto 80, vicino al gol il Francavilla, tiro da fuori di Milizia da rivedere la respinta di Marfella, si avventa sulla ribattuta Zerbo, supera la respinta del portiere ma il gioco era fermo per fuorigioco. Al minuto 85 Mancini vicino al gol del raddoppio, azione di contropiede del 99 entrato da poco in campo, calcia di destro ma è super la risposta di Marfella che mantiene il risultato sullo 0-1. Al 90esimo espulsione per Zerbo per fallone su Rossi che lascia i suoi in 10 uomini nel finale. 6 sono i minuti di recupero e proprio al 96esimo la Vis recrimina per un rigore per un presunto fallo di mani di Romeo in area giallorossa. Vittoria fondamentale al triplice fischio per il Francavilla che batte la vice capolista Pesaro grazie a una partita tutto cuore e grinta e dà una risposta importante a società e ai suoi tifosi, e domenica al Vallanzuga arriva la San Giustese. Sì, io ho chiesto alla mia squadra personalità e coraggio e a giocare, perché è quello che facciamo tutte le domeniche, cerchiamo di fare, e oggi devo dire che soprattutto nel primo tempo la mia squadra ha dimostrato tanto coraggio e grande personalità. Abbiamo giocato a calcio, abbiamo cercato di costruire palla a terra e devo dire che in un campo così difficile non era facile, quindi faccio i complimenti a loro. Avevamo detto che stavamo crescendo perché era la verità e sono sicuro che questa squadra sta diventando una squadra, ma come ho detto anche la settimana scorsa dobbiamo diventare una squadra forte e solo con il lavoro lo possiamo fare, lo stiamo facendo, stiamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così perché la strada è molto lunga, quindi dobbiamo solo migliorare settimana dopo settimana e devo dire su questo sono veramente molto felice. E dobbiamo sicuramente migliorare in certe situazioni perché dobbiamo farlo assolutamente, ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e sono convinto che con il recupero anche di Fofana, di Amenta, perché abbiamo anche giocatori importanti, potremo fare veramente bene. Vabbè, nel finale sono due rigori clamorosi che l'arbitro non si è sentito di fischiare, non so perché, visto che erano clamorosi a tutti gli 11 in campo e la gente fuori. Però noi dobbiamo subire decisioni, le subiamo e andiamo avanti. No, ma noi sappiamo di affrontare un buon Francavilla, equilibrato, attento e comunque propositivo. Noi potevamo gestire magari un po' meglio la palla nel primo tempo e soprattutto non dobbiamo prendere il gol che abbiamo preso. Il Francavilla era ben disposto in campo e noi avevamo un pochettino fretta nelle giocate, abbiamo verticalizzato un po' troppo velocemente, loro ci prendevano sull'anticipo con gli attaccanti, potevamo gestire qualche palla meglio comunque davanti, tenendola e facendo comunque salire la squadra. Siamo stati un po' troppo titubanti nella gestione della palla, questo ha dato comunque forza a Francavilla di continuare a provarci a pressare, aggredire forte. Loro bravi a trovare il colpo dai 30 metri e bravi a gestirlo fino alla fine.
Dunque vittoria con il gol di Giuseppe Molenda, presidente, insomma, vincere in casa della vice capolista non era affatto semplice, questo dimostra che è una squadra, il Francavilla, che volendo può andare a fare risultato contro chiunque e su qualsiasi campo. E la sesta vittoria fuori, e questo dice tanto, ci sono giornate per l'orgoglio e questa è una di quelle, perché sono capitato in tribuna in mezzo anche a degli ex giocatori della Vispesa. La Vispesa è una società nata nel 1898, quindi carica di storia, e tutti addirittura mi hanno dato la mano al nostro gol, quindi credo che abbiamo dato buona prova di noi e tutti i tifosi intorno, che è gente molto sportiva, riconosciuta con questa superiorità in questa occasione. Presidente, tra un po' torneremo a parlare della partita, perché spieghiamo, abbiamo prima spiegato il motivo del nostro invito, perché da domenica scorsa, con le sue dichiarazioni, si è aperto un fronte che è quello dello stadio Valle Anzucca. Poi in settimana c'è stato anche uno striscione dei tifosi a suo sostegno, che vedremo tra un po', uno striscione proprio all'ingresso dello stadio Valle Anzucca. Ora, con lei, e se fosse stato con noi anche con il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, avremmo voluto fare il punto di quello che è lo stato delle cose dello stadio di Francavilla al Mare, che vedremo anche nelle immagini che noi siamo andati a realizzare appositamente per far capire un po' tutti i vari settori dello stadio, perché chi è a casa magari potrebbe non conoscere bene tutti i settori dello stadio. Allora io ringrazio personalmente anche il collega Alfredo Primanti, che peraltro è di Francavilla, quindi conosce lo stadio in cui ha giocato a menadito. Presidente, tutto parte da Francavilla Vastese della settimana scorsa. La questura di Chieti di fatto chiude un settore dello stadio, che è quello dei distinti. I tifosi del Francavilla non riescono ad accedere allo stadio. Quelli della Vastese, con cui sono gemellati, praticamente dico: vabbè, se non entrate, non potete entrare voi, non entriamo neanche noi. Hanno visto la partita fuori, inevitabilmente dando un colpo a quello che poteva essere il pubblico previsto per un derby come quello tra Francavilla e Vastese. A fine gara lei dice: è stato un danno d'immagine, oltre che per la città, è stato anche un danno economico e d'immagine per noi, perché avrebbero potuto assistere a questa partita molte più persone. Vediamo alcuni settori dello stadio. Poi in settimana c'è stato anche un botta e risposta via social, come spesso capita, tra lei e il sindaco. Sostanzialmente voi chiedevate una apertura provvisoria dello stadio. Dico bene? Dice benissimo, ci avevamo già giocato 6 volte, quindi non era una cosa nuova, in attesa di questa autorizzazione. Innanzitutto voglio precisare che, in assenza del sindaco, che purtroppo mi ha censurato sia i due commenti nel suo blog, sia questa sera avrei avuto piacere di incontrarlo, non parlerò di lui e non posso, in assenza di chi può controbattere. Quindi dico solo che io ho avuto una grande stima per il sindaco. La stima in stand by riprenderà esattamente com'era il giorno che deciderà di fare le scuse ufficiali, non a me se non vuole, ma al Francavilla Calcio e ai supporter. Sì, da quel giorno avrò lo stesso affetto che ho avuto fino adesso. Quindi è una storia che è partita da quella, l'imposizione di venerdì della questura, che diceva che quella partita con una squadra che non era affatto rischioso, perché abbiamo dei buonissimi rapporti col Vasto, siamo gemellati, quelle curve distinti, perché un pezzo che abbiamo recuperato, perché la prima volta sono stato a Francavilla quando abbiamo acquisito la squadra, i tifosi mi hanno chiesto di riaprire la loro casa, che è la curva sud, che era stata chiusa per inagibilità. E io glielo ho promesso, quindi abbiamo lavorato in agosto, abbiamo trovato uno stadio veramente in condizioni disastrose. Le confesso che se l'avessi visto prima forse ci avrei ripensato un po' di più a prendere
Francavilla, però poi siamo abituati, quindi abbiamo, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo rifatto gli spogliatoi, abbiamo rifatto le aree esterne, ritinteggiato tutto lo stadio e aperto questo, bonificandolo, questo settore. Con noi un signore che ha fatto la sicurezza con Lanciano per 3-4 anni, quindi molta esperienza, l'ingegnere che ha seguito i lavori per il Lanciano, quindi abbiamo fatto a regola d'arte. Avevamo la prima partita in casa il 3 settembre col Fabriano e quindi abbiamo lavorato sodo in agosto e abbiamo inviato una PEC nel comune di Francavilla per avere l'agibilità provvisoria per la prima partita in casa e una settimana dopo chiedendo l'agibilità definitiva. Ad oggi non abbiamo avuto risposte, quindi abbiamo sempre usato questo settore per i nostri ultras, che chi dà poi colore vero alla partita, sono sempre entrati nelle partite casalinghe e non si è accorto nessuno, si vede la questura, non so perché se ne è accorto il venerdì come il comune di Francavilla. Ovviamente di venerdì su domenica non è più possibile fare niente, se avessimo saputo con qualche giorno d'anticipo avremmo potuto chiedere alla Vastese di invertire o fare qualunque altro movimento. Quindi mi sono trovato il sabato mattina con questa riunione col questore, col vicequestore Costantini, che ci ha detto c'è un solo modo per accedere: se il sindaco vi firma un'agibilità provvisoria, lo può fare fino a domenica a mezzogiorno, per noi potete aprire i cancelli senza problemi. Questo non è arrivato, il resto lo sapete, i tifosi sono rimasti fuori e credo che non sia una bella pagina di sport o di immagine per Francavilla. Questo è uno dei famosi ingressi che di fatto hanno portato alla decisione della questura, perché questi famosi lampioni che non avrebbero illuminato non tanto l'entrata dei tifosi quanto l'uscita, praticamente ci sarebbe stato il viale buio, se non ho capito male. Però Presidente, io le faccio una domanda, perché qui si apre il famoso la questione gestione comunale, gestione della società, come stanno le cose? La gestione è comunale del Valle Anzuca. Certo. Però lei settimana scorsa ha detto: noi ci abbiamo come Francavilla, io personalmente, Gilberto Candeloro, ci ho messo le mani anche economicamente. Come si può gestire un impianto la cui gestione è comunale e che però poi ha anche a volte bisogno... Ma noi abbiamo chiesto di avere noi la gestione, perché è più veloce, ogni lavoro bisogna fare, passare per il comune che ha i suoi tempi, e posso anche comprenderli per questo, sono impegnati in faccende senz'altro prioritarie rispetto al calcio. Dico che una città come Francavilla, che vive di immagine, vive di turismo, per lo stadio dovrebbe essere uno dei salotti, insieme con le piazze principali, quindi trovo indegno aver trovato uno stadio in quelle condizioni e trovo brutta, ecco, non uso parole più pesanti, che si permanga nella disattenzione nel mettere a posto, adesso che c'è una società solida con delle ambizioni, che fa la D per la prima volta dopo 21 anni. Però se questo non si può fare, le soluzioni sono molte. L'altro giorno alla presentazione dello stadio di Pescara ho proposto a Daniele Sebastiani, se parte, di investire con lui, potrebbe essere una bella novità e più vicino a Francavilla del Valle Anzuca, quindi fare insieme uno stadio di proprietà e per la prima volta uno stadio di proprietà condiviso, quindi che ci potrebbe giocare sia il Pescara che Francavilla utilizzandolo meglio. Ci sono altre soluzioni. Se parla della Pescara Arena che è stata presentata l'altro giorno, potrebbe avere anche una parte del Francavilla dentro. Perché no? È una delle possibilità, potrei investire in questo stadio e potrebbe essere innovativo, dividere i costi ma avere anche dei ritorni maggiori. Noi abbiamo anche l'ambizione di passare tra i professionisti, questa è la partita che stiamo giocando e mi piacerebbe che ci si arrivasse dal campo. Se non ci si arriva dal campo abbiamo buone possibilità di essere ripescati, lo siamo stati una volta tra i dilettanti, potremmo essere ancora una volta ripescati tra i professionisti, perché saprete che ci sono tre parametri fondamentali: una fiduzione di 600.000 euro, e questo potrebbe non essere un problema, la storia, e questo per Francavilla non è un problema, uno stadio da 2.400 posti, e questo potrebbe essere il problema visto i precedenti, quindi saremmo obbligati avere una casa diversa da questa. Mi dispiacerebbe moltissimo, perché adesso un po' d'affetto, l'abbiamo curato, abbiamo messo a posto anche queste lampade che parevano
l'illuminazione dello stadio, anche questa fatiscente, abbiamo trovato non funzionante. Proprio il giorno prima siamo riusciti ad accendere la maggior parte, meno male, perché quella partita si è svolta in una giornata particolarmente buia, sì. E tra il primo e il secondo tempo l'arbitro ci aveva detto: o accendete o io fermo la partita e poi vediamo che succede. Queste sono altre immagini dall'alto del Valle Azzucca. Presidente, lei si è dato un tempo, entro il quale risolvere, che sia con l'amministrazione o anche con il sindaco magari un chiarimento, vi siete dati un tempo per arrivare ad un punto, perché poi ad un punto bisogna arrivare, che sia di accordo o che sia di rottura definitiva, perché essere questo scenario. No, ho assolutamente intenzione di rompere nessuna cosa con nessuno. Vi ringrazio per queste immagini, mi dispiace che non le avete prese ad agosto, che sarebbe stato un bel paragone. Io, il comune e il sindaco sanno bene cosa fare, c'è bisogno di agibilità temporanea prima e definitiva sempre. Abbiamo l'ultima partita in casa domenica prossima, se arriva arriva, altrimenti ci sono altri stadi nelle vicinanze, andremo a giocare là con qualche disagio, quindi io non devo fare più niente, ci ho messo, come vi ho detto, quei soldi. Credo che non sia mai successo, è successo raramente in Italia, che il presidente della società sportiva, oltre a investire nelle cose sportive, deve fare anche le cose che dovrebbero fare degli altri, ma ce li ho messi e sono contento di averceli messi. Se il comune fa quello che deve fare, quindi azionare velocemente per avere l'agibilità definitiva, se mancano dei lavori li facciamo, se mancano 5 lampioni, abbiamo fatto così tante cose che impieghiamo 2 ore e mezza per installare 5 lampioni lì fuori. Se lo fa bene, altrimenti nessuna controversia, andiamo a giocare da un'altra parte. Quindi lei apre anche alla possibilità di emigrare nel caso in cui non si risolva, quando non si è profeti in patria, quindi noi siamo più amati fuori che in patria al momento. Francavilla ci conoscerà col tempo, qualcuno devo ringraziare anche dei supporter preziosissimi, a parte gli ultras, ma ho delle persone che incontro in tutti gli stadi e vengono con noi dappertutto, e loro per me sono veramente linfa per questo percorso che stiamo facendo. Molta altra parte della città non si è accorta che noi portiamo immagine, portiamo economia, perché è un centinaio di persone che gira attorno a una squadra che tutti i giorni usa ristoranti, usa servizi, poi sono quelli che ci vengono a trovare. La città non si è ancora accorta che abbiamo creato questo movimento e potremmo fare un passo più importante verso i professionisti. Se non si accorge, come le dicevo prima, se non siamo profeti a Francavilla, lo saremo in qualche altro posto. Cosa devo fare? Domenica avevo pensato di non schierare la squadra, perché ritenevo che fosse più rischioso il non aprire con una società gemellata, il non aprire quel settore, che rischiare che i tifosi giustamente rumoreggiassero fuori. Quindi avevo immaginato di ma non la schiero, perché faccio la mia parte anche nella sicurezza. Poi ho immaginato che la società va salvaguardata, quindi anche se la pancia ti dice di fare delle cose, poi il raziocinio ti deve dire che l'entità più importante è il Francavilla Calcio, e devo difendere questa creatura che sta diventando così bella. Quindi poi abbiamo giocato, abbiamo anche fatto una bellissima partita e bene così, quindi Francavilla Calcio innanzitutto, le altre cose arriveranno col tempo. Presidente, lei prima ha parlato di una gestione da parte vostra, quindi privata, però il sindaco Luciani aveva detto di avervi inviato una PEC con la proposta di affidamento del Valle Azzucca. Questo è stato dopo la partita con la Vastese, quindi non tempi recentissimi. Ah, quindi dopo, dopo il problema? Certamente, ah, okay. Certamente. Quindi chiarito il... La leggeremo nei modi e nei tempi, però ci sono dei compiti da fare prima di quello. C'è da fare l'agibilità definitiva, poi faremo anche l'affidamento. Se non c'è questo, cosa affidiamo? Uno stadio che non possiamo usare? È una contraddizione in termini, non le pare? Assolutamente, chiarissimo. Andrea, vengo da te per chiederti, insomma, che giudizio ne hai tratto delle parole del presidente Candeloro? Ma io mi sono espresso la scorsa settimana, pur non avendo avuto il presidente ancora
in trasmissione, quindi io non posso che confermare quello che ho detto la scorsa settimana. È chiaro che aggiungere altro in assenza del primo cittadino di Antonio Luciani, insomma, sarebbe anche inutile, ci sarebbe piaciuto capire un po' meglio anche ascoltando l'altra parte. Però quello che ha detto il presidente Candaloro è un po' quello che avevamo detto la scorsa settimana: c'è un imprenditore forte che vuole fare calcio e bisogna metterlo nelle condizioni di portare avanti il suo progetto, perché c'è il rischio poi, per tanti motivi, tra cui anche l'impiantistica, che possa disinteressarsi da fare calcio a Francavilla e magari va a fare calcio altrove. Quindi nell'interesse della collettività bisognerebbe trovare un punto d'incontro. Io non voglio dire qui nel merito chi ha ragione e chi no, però certamente per il bene del Francavilla Calcio, se c'è la possibilità di poter sviluppare un progetto con un imprenditore forte che vuole fare un certo tipo di attività imprenditoriale nel calcio e che, lo ha detto questa sera, vuole andare tra i professionisti a Francavilla, bisognerebbe metterlo nelle condizioni di. Altro non mi sento di dire, proprio perché, non essendoci l'interlocutore principale in questo caso, sì, io non vado oltre. Però ho detto la scorsa settimana che Francavilla ha uno stadio che certo non è più vecchio, nel senso che se ne vedono di peggiori, di più datati e quant'altro, però va da sé che è uno stadio con la pista, vecchio nella sua struttura, con dei settori inagibili, con un settore come quello della curva sotto il ripetitore, insomma, va. Eccolo qua, vediamo, questa è una parte dello stadio Valle Anzuca. Penso quindi, che sia un settore chiuso da decenni questo. Queste sono, poi ho saputo che l'anno scorso funzionava così: si chiudeva con un lucchetto e si fotografava che il settore era chiuso, poi i tifosi segavano il lucchetto e entravano ugualmente. Ma al di là di questo, la mia proposta era stata di ristrutturare anche questa parte qui, quindi di avere l'agibilità nella prima parte, fare una prima casa per poi avere il tempo di ristrutturare anche questo. Adesso non lo faccio più per ovvi motivi, ma il fatto che posso stare a Francavilla andare non deve essere un ricatto, non mi piace in questi termini e non voglio neanche, magari non ho piacere di sentir parlare di chi ha ragione e chi ha torto. Ci sono delle evidenze, lo stadio è una casa, la casa è di proprietà del comune, la casa quando la affitti o quando la dai in gestione deve essere funzionante, è tutto qua, e deve essere funzionante perché si sapeva che eravamo in D, questi problemi potevano essere esplicitati dall'inizio, quindi io questo. Poi io faccio l'imprenditore anche nel calcio, se non posso giocare lì, come dicevo, andiamo a giocare da un'altra parte, ma senza rancore, come ho detto Antonio Luciani, non ce l'hanno fatta, non ce la fanno, andiamo a giocare da un'altra parte. E senza porre in mezzo dei ricatti per cui non facciamo calcio là, non sono umorale, non lo faccio per scherzo, è un'impresa seria che deve dimostrare che c'è una programmazione e c'è un percorso, e lo faremo con lo stadio o senza lo stadio. Mister, tu l'anno scorso eri a Francavilla, prima il presidente ha detto mi dispiace che l'avete fatta recentemente le immagini, in realtà ieri, perché dovevate vederlo qualche tempo fa, ma tu l'anno scorso c'eri, puoi confermare le parole del presidente? Sottoscrivo, assolutamente fatiscente, era in condizioni pietose. Lo trovi migliorato, almeno parzialmente? Io non l'ho mai visto, non sono mai stato a Francavilla quest'anno, ho visto le immagini adesso, quindi non posso dare un giudizio, però ascolto le parole del Presidente, se ha fatto dei lavori e ci ha messo anche dei soldi, sicuramente avrà fatto delle migliorie, però non l'ho mai visto perché non sono stato a Francavilla. Assolutamente. Vediamo il prossimo turno, perché devo salutare il Presidente che è stato gentilissimo, peraltro, oggi a raccogliere il nostro invito. Presidente, domenica c'è Francavilla San Giustese, ecco. La questione che sollevava prima si pone subito, di fatto. Ma domani ho un paio di incontri, vediamo intanto se abbiamo una casa diversa, perché non voglio non offrire. Ho promesso ai tifosi di fargli entrare ancora un euro, perché per ripagarli parzialmente di questo lasciarli fuori della settimana scorsa, quindi in qualunque posto saremo potranno entrare un euro. Un euro perché è impossibile fargli entrare gratis per legge, vuol dire che entrano gratis, e per noi è una specie di rimborso morale. Questo indipendentemente se sarà
Francavilla o Pescara o Ortona o Lanciano o quello che sarà. Poi c'è la San Giustese e mi piace riparlare delle belle cose che stiamo facendo, e noi abbiamo questo calendario particolare che sulla carta è più semplice all'inizio e alla fine, e quelle dure sono tutti incontri addensati al centro. E all'inizio ne abbiamo sbagliate un paio con squadre che poi si sono dimostrate di classifica meno importante, e adesso abbiamo le ultime due. San Giustese ha gli stessi nostri punti e gioca benissimo. Poi abbiamo, siamo fuori ad Ascoli e abbiamo le prime del girone di ritorno, e c'è la possibilità di qualche variazione, e aspettiamo i nostri. Quindi io credo che il nostro campionato cominci a gennaio, adesso siamo a un punto dai play-off, e credo che il nostro campionato cominci a gennaio e che continui a migliorare. Noi abbiamo una grandissima squadra e un grandissimo staff, e sono veramente orgoglioso di quello che stiamo facendo. Se le dico play-off? Dicevo prima, i play-off, perché no, stiamo giocando per quello. Poi dicevo che l'anno prossimo... sarebbe bello essere tra i professionisti, e preferirei che fosse la strada maestra di passare dai play-off. Se non è quella, proveremo anche quella federale. Grazie al presidente Gilberto Cadeloro. Fammi far notare questa cosa. Ci sono due presidenti che hanno dichiarato questa sera all'Abruzzo del Pallone che vogliono i play-off. Vogliono anche il salto di categoria, possibilmente anche attraverso i playoff e magari anche attraverso il ripescaggio. Lo ha detto il presidente Candeloro, lo ha detto nell'intervista il presidente Paris dell'Avezzano. Quindi noi siamo qui pronti a raccontare, e speriamo che insomma queste squadre abruzzesi ci facciano divertire, anche perché c'è anche la Vastese, che è la migliore delle abruzzesi, classifica alla mano, e c'è Paris, il Pineto che può rientrare. L'ha detto anche la settimana scorsa, e come sapete l'Avezzano stava facendo un brillantissimo campionato, della Vastese, che sono davvero amico del presidente e della squadra, non ne parliamo neanche. Per la prima volta dopo qualche anno le abruzzesi, anche se non sono prima e seconda, stranamente, le squadre che mi hanno impressionato di più sono le abruzzesi. Per la prima volta forse veramente abbiamo delle possibilità, sono passate sempre le marchigiane negli anni precedenti. Quest'anno ho qualche speranza in più, perché le vedo attive, e credo che noi siamo magari un gradino sotto, ma abbiamo tempo per migliorare. Ma vedo l'Avezzano che fa delle cose brillantissime, la Vastese, è inutile parlarne. Grazie davvero, presidente. Grazie a voi. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Speriamo di essere stati utili alla causa, almeno a far capire come stanno le cose. Quando volete, sono qui per altre quattro chiacchiere. Grazie al presidente Gilberto Candeloro. Noi chiediamo scusa ai tifosi delle altre squadre che non abbiamo fatto vedere, ma recuperiamo subito. Iniziamo dal poker della Vastese 4-0 contro il Campobasso, il servizio di Paolo Renzetti. Vediamo. Marcia inarrestabile quella della Vastese. Allo stadio Aragona la squadra di Colavitto, cinica e spietata, non lascia scampo neanche all'ambizioso Campobasso, vincendo per 4-0 e conquistando tre punti di platino che permettono ai biancorossi di avvicinare la seconda piazza, che dopo il KO casalingo della Vispesaro ora dista solo un punto. Il passo della squadra del presidente Bolami è da record. Per i molisani, autori di un ottimo primo tempo, una brutta botta che arriva dopo gli ultimi acquisti che almeno in terra d'Abruzzo non sono però riusciti ad incidere. Nella Vastese panchina per gli ultimi due arrivati, Tedesco e Cherillo, mentre non c'è l'argentino Cristaldi, che in settimana aveva chiuso in anticipo la sua avventura in bianco-rosso. Il tecnico abruzzese si affida di fatto alla squadra che è in serie positiva da quasi tre mesi. Bel colpo d'occhio allo stadio Aragona per una gara molto sentita dalle due tifoserie. In curva ospiti circa 200 i tifosi rosso-blu. L'avvio di quello che può considerarsi un quasi derby è come prevedibile equilibrato. All'ottavo la prima conclusione nello specchio della porta è di marca ospite, con un tiro centrale di D'Agostino che non crea problemi a Camerlengo, che poi al quarto d'ora è a dir poco prodigioso, andando a respingere miracolosamente il tiro ravvicinato di Ribeiro. Dopo lo scampato pericolo la Vastese si riporta in avanti, e al 17° è Nicola Fiore su punizione a chiamare alla respinta l'estremo molisano Landi. Le squadre dimostrano di temersi, ma gli ospiti sembrano meglio disposti in campo e si rendono nuovamente minacciosi con Varsi al
al 20esimo, che su punizione mette di poco alto. Passano pochi secondi ed è Camerlengo a salvare ancora su Varsi, che semina il panico nella metà campo abruzzese, visto che poi al 24esimo è sempre l'attaccante ad andare a scheggiare il palo della porta di Camerlengo con un tiro angolato. Domina la squadra di Masecchia con gli abruzzesi sul fronte opposto, quasi mai insidiosi. Si arriva così agli ultimi 10 minuti del primo tempo, che vedono al 37esimo un bel contropiede di Bittaie, che poi crossa al centro con Stivaletta, che va però a concludere fuori lo specchio. Ma il finale di primo tempo è dolce per la Vastese, visto che al 46esimo Stivaletta da 30 metri si inventa un eurogol, regalando il vantaggio alla sua squadra dopo tanta sofferenza. Nella ripresa si riprende senza sostituzioni e con i padroni di casa pericolosissimi al quarto, quando Bittaie, ancora in contropiede, entra in area e poi serve Leonetti, che non riesce però a concludere. Ma il raddoppio è rinviato di qualche secondo, visto che al sesto è Stivaletta dai 20 metri a beffare ancora Landi per il 2-0 locale, che fa esplodere la gioia dei mille presenti allo stadio Ragona. Per la squadra di Colavitto la gara si mette in discesa, anche perché gli ospiti si disuniscono, non riuscendo di fatto a reagire. Al quarto d'ora il campo basso chiede un rigore in un'azione in mischia in area abruzzese con Pascarella di Nocera inferiore, che lascia proseguire, e con i padroni di casa che se ne vanno in contropiede, andando poi a realizzare con lo scatenato Stivaletta il gol del 3-0, che chiude con largo anticipo la sfida con il campo basso che si disunisce. Con il campo basso che si disunisce ulteriormente. Per l'ex giocatore del San Nicolò, ma Vastese Doc, è una gioia incredibile. Gli ospiti, dopo aver accusato il colpo, si rivedono al 26esimo con Ribeiro, che in area conclude però clamorosamente alto. In campo non accade molto fino al 35esimo, quando D'Agostino su punizione crea qualche patema a Camerlengo, che smanaccia il pallone in angolo. D'Agostino ci riprova poi al 38esimo e sempre su punizione con l'estremo abruzzese, che spinge ancora il pallone. Si arriva così al 39esimo, quando nella più classica delle occasioni di contropiede la Vastese va a piazzare il poker con la rete di Leonetti, che va a rendere ancora più rotondo il punteggio. Poi al 91esimo c'è un penalty per il campo basso per un fallo in area della Vastese di De Feo su Cragbo, ma il pararigori Camerlengo dice no a D'Agostino, a coronamento di una grande giornata. E così al triplice fischio finale dell'arbitro campano può esplodere la festa dei tifosi della curva d'Avalos, pronti ad invadere domenica prossima Recanati per continuare ad inseguire un sogno. Colavitto, non ci venga a dire che dopo questa vittoria col campo basso l'obiettivo della sua squadra è ancora la salvezza, il secondo posto è a un punto. Sì, guarda, allora ci stanno ancora tante partite da giocare, questa è la realtà, cioè noi stiamo vivendo questo campionato domenica dopo domenica, i ragazzi danno il massimo ogni partita, siamo contenti che stiamo facendo cose importanti, però l'obiettivo dichiarato era quello della salvezza, quindi piano piano vediamo poi dopo che cosa succede. Si può dire che la svolta di questa gara è arrivata al 46esimo del primo tempo con il gol di Stivaletta, perché avevate sofferto un buon campo basso, poi siete riusciti a segnare il gol proprio a pochi secondi dalla fine del primo tempo e nella ripresa c'è stata tutta un'altra partita. È vero, abbiamo retto botta e questa è stata, diciamo così, un'altra prova di maturità della mia squadra, proprio in questo senso. Cioè, siamo riusciti a tenere botta una squadra comunque di grossa qualità, di giocatori importanti, e poi dopo siamo venuti fuori, l'abbiamo sbloccata con un tiro da 30 metri di Christian, e poi dopo siamo entrati in campo con le nostre conoscenze, con la nostra idea di calcio, e l'abbiamo prodotta in tutto il secondo tempo. Presidente Bolami, un 4-0 importante, probabilmente punteggio troppo pesante per il campo basso, che nel primo tempo ha creato problemi alla sua squadra, poi nella ripresa c'è stata tutta un'altra partita. Sicuramente, nel primo tempo abbiamo sofferto, una squadra ben attrezzata, una squadra che è venuta a Vassa a giocarsi la partita, abbiamo avuto un po' di fortuna con le due belle parate di Stefano, però sappiamo che la nostra squadra è giovane e ha dei cambiamenti in qualsiasi momento. Oggi è stata brava a aspettare, è stata brava a ripartire e a far male. Questo 4-0 sarà pesante, però sono contento per i ragazzi, perché si meritavano questa vittoria, perché verranno dando tutto e in mezzo al campo, è quello che io ho sempre detto e ho sempre ripetuto. 3 punti di platino, perché oggi è arrivata la sconfitta della Vispesaro, la sua squadra è a un punto dal secondo posto.
ma guarda, la classifica non lo so, non lo vedo nemmeno. Noi andiamo domenica per domenica, oggi ci siamo levati il campo basso, domenica prossima pensiamo a Recanati che sarà andrà a battaglia. Dopo stasera con calma vedremo la classifica e lo valutiamo, però il nostro obiettivo è la salvezza e fino a mo ci stiamo quasi riuscendo, anche se qualcun altro parla di altri obiettivi. Noi siamo partiti per fare la salvezza e valorizzare i giovani che fino ad oggi questo stanno facendo un ottimo lavoro. Noi la facciamo vedere subito la classifica al presidente Bolavi, non ce ne vorrà, ma certamente non ci troverà una squadra da salvezza alla voce vastese. Eccola qua, terzo posto, a meno 1 dal secondo, a meno 5 dal primo. Chiedo a Fabio Montani, in una giornata in cui sembrava poter rischiare qualcosa dietro, perché Camerlengo è stato fantastico in alcune circostanze, uno poi invece vede il risultato della partita, vede 4-0. Che pensa uno da un terzo? È l'anno in cui io, può arrivare davvero? Io mi rifaccio alle immagini che ho visto. Quindi dalle immagini che ho visto credo che guarderei questo risultato in maniera diversa dagli altri, perché la Vastese, come ho sempre detto fino ad oggi, ed è una delle squadre che più mi piace, che gioca un calcio veramente frizzante, propositivo, sempre a ritmi alti. Dalle immagini che vedo, quindi un giudizio abbastanza, diciamo, relativo, nel primo tempo ho visto una squadra che insomma ha sofferto un attimino, ci sono state diverse occasioni importanti per il campo basso, e poi questo gol, che non è un Eurogol secondo me, ma è un'incertezza del portiere, e Stivaletta ha fatto un buon tiro, però diciamo tutto sommato non irresistibile. Quindi io vorrei dire che certe volte questi sono segnali, e mi fermo qui. Non voglio andare oltre perché magari dopo il presidente si può. Eh sì, ma immaginiamo anche i tifosi della Vastese. Prima abbiamo visto una curva ad Avalos fantastica, davvero. Big Andrew Costantini si è adottato in automatico al Dei Marsi. Beh, va bene. Quest'anno forse al Dei Marsi sarà difficile andarci, però affrontare trasferte. La prossima mi sa che tocca a te, peraltro. Sì. E non è una partita qualunque. Matelica Avezzano, e vedremo. Andrea, però rimaniamo sulla Vastese. Io e Fabio Montani abbiamo avuto lo stesso pensiero, che non abbiamo esplicitato in toto, perché poi sai, gesti giustamente apotropaici si sprecano. Però in una partita nella quale tu giochi contro un avversario a tosta che praticamente è non molto distante da te come il campo basso, in una partita in cui probabilmente rischi anche di subire gol, perché insomma guardate che cosa ha rischiato, che cosa ha parato Camerlengo, e poi vinci non 1-0, 4-0, vuol dire qualcosa oppure no? Posso inserirmi un attimo? Sì. Perché ti do questa piccola risposta, diciamo, più da addetto ai lavori. Un gol al 46esimo, dopo che tu hai, diciamo, tra virgolette, un attimino sofferto, come ha detto il mister, hanno tenuto botta, un gol al 46esimo ti cambia l'inerzia in toto. Tu rientri che hai praticamente un giro di vite al contrario, in senso negativo, per chi invece ha fatto tanto, in 45 minuti non è riuscito, va dentro sotto di 1-0. Lì secondo me quel gol è stato una scintilla per i giocatori molto molto importante. Andrea? Sì. Giustamente Fabio Montani dice: io faccio gol subito alla fine del primo tempo, in un primo tempo in cui ho sofferto, e l'inerzia cambia, ma cambia nettamente. Tu poi hai il tempo di sederti nello spogliatoio e riflettere sul fatto che sei sotto. Io penso che questa squadra oramai si senta ai limiti dell'imbattibile, e più che questa partita prendo a riferimento Vastese Castelfidardo. Lì è successo il contrario: gran primo tempo e alla fine ti ritrovi sotto, e poi nella ripresa la capovolgi, e poi alla fine Camerlengo respinge il rigore all'ultimo secondo, tanto che poi il tap-in in gol non c'è più. Cioè, quando vinci una partita del genere già dimostra che hai grande convinzione, ma quando esci fuori da quella partita hai una convinzione ancora più rafforzata, perché davvero ti senti
ti senti imbattibile. Oggi questa squadra ha saputo ammortizzare il momento più difficile, ha avuto anche un briciolo di buona sorte e poi ne ha fatte quattro al campo basso, perché evidentemente nella testa dei giocatori di Colavitto passa questo concetto: noi la partita prima o poi la vinciamo, prima o poi la portiamo a casa. E quindi questo si è tradotto poi in questi quattro gol, ma ripeto, dopo che vieni fuori con tre punti dalla partita col Castelfidardo, nessun traguardo è più precluso, sempre che tu mantenga la stessa cattiveria, perché se ti adagi poi quella partita col Castelfidardo può essere l'inizio della fine, nel senso l'inizio di una parabola discendente. Invece per il momento la Vastese tiene, ha fatto una bella partita a Francavilla contro un avversario che oggi ha dimostrato di essere fortissimo e oggi ha fatto quattro gol al campo basso pur avendo sofferto nel primo tempo. La differenza è tutta nella testa, basta vedere quello che succede in Serie A, perché l'Inter che è prima in classifica, c'è molto di fattore mentale rispetto a quello che succedeva lo scorso anno, quasi con gli stessi giocatori, solo con un allenatore diverso. Quindi il fattore mentale in questi casi spiega tantissimo, spiega forse il 70-80% dei risultati sportivi. Assolutamente. Peraltro, Andrea, non so se quanto può essere assimilabile, ti riporto un paragone che riguarda proprio, in quel caso si chiama Provasto. Ti ricordi la rimonta sul Fano? Certo. Sempre in Serie D. Era la Somiglia Provasto un po' di... a questa sul Matelica? Era la Provasto di Di Meo, di Bonfiglio. Di Bonfiglio, di Potenza, di Ludovisi. Esatto. Quella è una squadra che ha saputo infilare una serie clamorosa. È una serie clamorosa da oltre 20 risultati utili consecutivi, se non mi sbaglio, un po' come fece anche il Teramo che andò in Serie B. Se la Vastese replica quella serie, beh, ci può anche fare un pensiero al salto di categoria. Purtroppo ha perso giocando in casa lo scontro diretto col Matelica. Nel rileggere a posteriori quella partita cresce un po' di rammarico. C'è la partita di ritorno a Matelica, ma il campo di Matelica è stato già espugnato in passato dalla Vastese. È chiaro che però la Vastese deve fare una grande rincorsa, non si può fermare se si vuole puntare al primo posto, perché altrimenti la squadra sta già facendo faville. Assolutamente. Intanto, notizia che riguarda questo pomeriggio proprio, avete visto grande pubblico, però alcuni tafferugli ci sono stati al termine dell'incontro proprio tra la Vastese e il Campobasso. I tifosi ospiti, avete visto, di Campobasso 200 più o meno, all'uscita dalla curva, dal settore al loro predisposto, sono entrati in contatto con gli ultras aragonesi che nei pressi della circonvallazione istoniense, per chi insomma è un po' pratico, è la circonvallazione che riesce, che fa in modo, che consente di uscire dalla città. Le due fazioni sono state fatte allontanare un po' a fatica. A coordinare l'ordine pubblico il commissario capo Fabio Capaldo, dirigente del locale commissariato. Non si ha la conferma ufficiale in questo momento, noi prendiamo il dispaccio ANSA, ma sarebbero stati identificati alcuni facinorosi, mentre al pronto soccorso dell'ospedale San Pio non è giunto al momento alcun tifoso per farsi medicare. Questo quello che è successo dopo Vastese Campobasso. Andrea, ci fai vedere le immagini di Nero Stellati San Nicolò? Partita incredibile. Sì, partita incredibile, infatti vediamo subito le immagini, perché è ricca di occasioni, ricca di gol questa partita, con il San Nicolò che sembrava averla ipotecata. Qui si parte e dopo un paio di minuti c'è già l'occasione per Di Ciccio su corner di Vitone. Siamo appena al secondo minuto, ma il San Nicolò risponde con Massetti, che sarà tra i protagonisti della partita, soprattutto in versione assist man, tant'è vero che il gol del San Nicolò arriva proprio su iniziativa di Massetti. Eccolo qua, siamo al dodicesimo, l'assist per Di Benedetto, la sua conclusione parente non è perfetto e dunque il San Nicolò passa in vantaggio al dodicesimo. Però passano appena due minuti che la squadra di Campanile arriva al raddoppio. Sugli sviluppi di questa azione di Moretti c'è l'intervento da dietro di Bizindu, un intervento piuttosto ingenuo quello
del difensore colored della squadra di Di Marzio. Allora c'è un calcio di rigore e trasforma proprio Moretti, dunque 0-2 in neanche 15 minuti. Si gioca al Palozzi di Sulmona, questa volta di domenica e non di sabato come è avvenuto con il Monticelli, però i nerostellati ci sono, qui c'è questa occasione sotto porta sbrogliata dal San Nicolò, che poi si rivede ancora con il solito Massetti che va al cross, e c'è l'intervento sotto porta vincente per la rete dello 0-3 di Giampaolo, Daniel Giampaolo, l'ex attaccante del Giulianova arrivato poche settimane fa. Qui c'è un palo invece colpito da Onuachi, dunque nonostante prenda gol la squadra di Di Marzio ha il merito se non altro di non arrendersi, e qui la riapre con questa volée di Bruni, dunque 1-3 sarà anche il risultato con cui si andrà all'intervallo. Prima però c'è questa punizione dello specialista Nando Vitone, prende la traversa, poi c'è un salvataggio sulla linea, l'uscita con i pugni di Gori. Qui siamo giunti alla ripresa, ancora i nerostellati sempre all'attacco, alla ricerca del gol per accorciare le distanze. C'è una grande palla gol, perché viene concesso un calcio di rigore alla squadra di Di Marzio, ma Onuachi lo spreca così, calciando fuori e non di poco. Pessima esecuzione dell'attaccante dei nerostellati e dunque mancata l'opportunità del 2-3. Continua però ad attaccare la squadra di casa, tra virgolette di casa perché si gioca sul Mona, ma in questo caso vediamo l'espulsione per doppio giallo di Monaco per il San Nicolò. Intervento fuori tempo e dunque secondo giallo e rosso per Monaco. San Nicolò in 10 uomini, San Nicolò che però ha un'altra opportunità per cercare di chiudere la partita. Da qui Parente salva il risultato e tiene in vita le speranze dei nerostellati, che appunto ricordiamolo sono in superiorità numerica. Poi c'è questa conclusione, se non ho visto male, di Del Gizzi con grande parata di Gori, e poi insiste la squadra dei nerostellati e trova la rete ancora con Bruni, doppietta per lui, primo gol di volé in questo caso a tu per tu con il portiere Gori. E ora ci crede la squadra dei nerostellati, qui c'è un salvataggio nei pressi della porta, ora vediamo un cross di Vitone e quindi la conclusione corretta con un braccio secondo i giocatori di Marzio, ma qui l'arbitro fa proseguire, però arriverà nel finale un altro calcio di rigore, eccolo qui il fallo di De Santis ai danni di Cone. Ci sarà anche il provvedimento disciplinare, il rosso per il difensore del San Nicolò, calcio di rigore, se ne incarica Cone che proprio allo scadere mette la palla all'incrocio dei pali, rischia un po' perché la palla tocca anche la parte interna della traversa, ma la palla poi va dentro e quindi sarà questo il finale di questo incredibile nerostellati San Nicolò 3-3, con il San Nicolò che sciupa 3 gol di vantaggio e chiude in doppia inferiorità numerica. E ora, volendo, ci sono le interviste. Le interviste. Dispiace perché oggi abbiamo fatto tutto noi, abbiamo creato palle gol infinite, pali, traverse, salvataggi sulla linea, rigori sbagliati. Purtroppo nella prima fase di gioco siamo entrati con un piglio un po' diversa rispetto a quanto l'avevamo preparata, dovevamo andare ad attaccare un po' più alti, poi è vero il primo gol su un piccolo infortunio e la partita sembra aversi incanalata, però in pratica abbiamo preso solo 3 tiri in porta, di cui uno sul rigore, però devo dare merito a questi ragazzi che poi ci siamo guardati negli occhi tra il primo e il secondo tempo, ho visto gente che aveva una voglia allucinante di dimostrare che non era questo il risultato che meritavamo a fine primo tempo. Questo è lo specchio di quello dell'annata che stiamo facendo. Alteniamo a cose buone e buttiamo al vento tutto quello che di buono facciamo. Probabilmente è una squadra che pecca a livello di personalità, perché una partita sul 3-0 non può mai essere riaperta. Abbiamo riaperta su errori nostri, errori in possesso di palla nostra, poi è normale che va avanti il tempo, prende il gol. Inizia a subentrare la paura e si è rimasti in 9 e quindi alla fine è uscito questo pareggio.
A Fabio Montani io volevo chiedere se in questi casi, quando c'è una partita così incredibile, rocambolesca, di confermare, se lo puoi confermare, che questo è un risultato che pesa molto più negativamente per la squadra che subisce la rimonta che positivamente per quella che la fa. Cioè, domani la sentirà molto di più negativamente il San Nicolò di quanto possa farla sentirla positivamente il Nero Stellato. Io penso che da ambedue le parti ci saranno i pro e i contro. In questo caso sicuramente per quanto riguarda i Nero Stellati, io conosco benissimo il mister loro, so che persona è, quanto è preparato, e quindi non molleranno mai, non molleranno fino a quando la matematica, se ci dovesse essere una matematica, sì. E quindi anche oggi hanno dimostrato questo. Per chi invece ha subito questa rimonta e ha perso una partita che poteva sembrare già fatta sul 0-3, sul 0-3 chiaramente è un lavoro enorme che dovrà fare l'allenatore sotto il profilo mentale, perché è una mazzata non indifferente. E adesso io non ho visto la partita, quindi non posso giudicare, sicuramente posso giudicare il campo, non me ne voglia la società di Nero Stellati, ma io non credo, che capisco le difficoltà che si possono avere a reperire un campo, ma presentarsi con un campo del genere, dalle immagini che si vedono, veramente non è una cosa, insomma, accettabile. Certo. Quello che è certo è che a questo punto la posizione di Campanile potrebbe, non so se sarà così, però potrebbe un po' essere in bilico, ma un allenatore il martedì, Fabio Montani, entra nello spogliatoio, ha subito dall'ultima in classifica 3-1, da 0-3 e 3-3, dice che cosa alla squadra? Non è dimentichiamoci? Semplice. Impossibile. Non è semplice, non è semplice, soltanto lui sa, perché ha in mano la squadra 7 giorni su 7, ha visto la partita, ha visto tutti gli aspetti che devono valutare poi. E un allenatore deve valutare tutti gli aspetti, deve capire tutto, non solo l'aspetto tecnico, tattico, tutto, l'aspetto morale, e lui sa. E quindi quando si perde una partita e tu riconosci che la tua squadra è uscita e ha dato tutto, ha fatto tutto quello che tu volevi, io penso che i responsabili di tutto siamo sempre noi, e quindi è giusto che noi si prenda le proprie responsabilità. Ora io posso fare un pensiero mio, io penso che quando succede una cosa del genere, in base alla partita che ha sviluppato la mia squadra, devo intervenire. Adesso io non ho visto la partita, quindi non so, lui solo sa quello che è meglio fare. Sicuramente, per fare un discorso un po' più generale, io posso dire che il lavoro mentale in questo momento è fondamentale, perché è finita anche in 9 la partita, quindi è sintomo di una situazione probabilmente anche di non tranquillità. Assolutamente. Molto bravo questo Bruni, classe 1999. 2 bei gol, il primo molto bello, il secondo bello altrettanto, però insomma non sappiamo se è un po' troppo tardi per il Nero Stellati. Certo, anche i nuovi arrivi hanno bisogno un po' di tempo, abbiamo visto, con qualche difficoltà. Sicuramente sarà un'impresa non semplice, so che si stanno muovendo sul mercato, sia in uscita che in entrata. Sicuramente posso garantire sulla abnegazione del mister. Ripeto, non mi voglio ripetere, ma siccome lo stimo tantissimo, so che è molto preparato, non mollerà nulla. Ora interverrà. E chiunque dovrà giocare con i Nero Stellati da adesso alla fine sarà una gatta da pelare. Assolutamente. Siamo quasi in chiusura, vediamo il prossimo turno di campionato. Mentre il posticipo di Serie A, se non erro, è ancora 0-0 Sampdoria-Lazio. Avezzano-Pineto, il derby dei Marsi. Non ci sarà Bisegna, come avete sentito dalla nostra Roberta Di Sante, che è stato ammonito e dunque sarà squalificato. Campobasso, Vispesaro, Castelfidardo, Monticelli, San Nicolò. A questo punto ha uno scontro importante, perché va in casa del Fabriano Cerreto. Come abbiamo detto prima con il presidente Candeloro, Francavilla San Giustese, l'Aquila contro la Jesina, ma attenzione, perché questa potrebbe essere, Andrea, una settimana decisiva. L'abbiamo sentito sia da Boldrini, anche da Battistini, insomma. Questa sarà una settimana da tenere davvero d'occhio. L'Agnonese in casa con il Nero Stellati. La Vastese va a Recanati. E ci aspettiamo. Tu sorridi perché...
Mi date Andrea Costantini, San Marino Matelica? No, perché ci sono stato due domeniche fa e ora tocca a Paolo Renzetti. Sì, certo, certo. Tubardi per la... aspetta Renzetti. Per la tranquillità del pubblico aragonese, sappiate che Paolo Renzetti sarà il Tubaldi. Se non lo sa ed è tornato a casa e ci sta vedendo in televisione, così già prende appunti, si libera di tutti gli impegni tantissimi che ha e poi parte domenica per il Tubaldi di Recanati. Vabbè, è stata una serata lunga anche troppo e mi perdoneranno in regia Maurizio Da Qui tutti i tecnici che hanno lavorato anche quest'oggi, Claudio Di Giacomo, Silvia Gentile, tutti quelli, anche i giornalisti che sono stati sui campi. Grazie a Fabio Montani, grazie. Grazie a voi. Noi ci fermiamo qui, grazie ad Andrea Costantini in redazione. Ciao, una soddisfazione, permettimi di dire Jacopo che insomma questa trasmissione va in onda alle 19.30, abbiamo proposto tutte le immagini delle abruzzesi dovendo affrontare anche tanti chilometri e quindi mi piace che insomma Silvia Gentile, Stefano Recanati, Claudio Di Giacomo, tu pure che sei rimasto in redazione ma hai schiumato, insomma siamo riusciti alla fine a far vedere tutto e questo insomma ci gratifica tanto. Assolutamente, grazie per averlo ricordato Andrea, perché questo insomma è un prodotto che viene costruito e confezionato soprattutto dalla professionalità, dalla pazienza a volte, dal sacrificio di tante persone. Ed è nostro. Grazie per essere stati con noi. Ed è nostro. Ed è nostro. Ed è nostro, sì, assolutamente. Esatto. Esatto, ci siamo capiti. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci vediamo domenica prossima alle 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.